cornice su Roma e soprattutto uno splendido panorama per presentare Vitigno Italia, una nuova edizione. Maurizio Teti, che cosa ci aspetta? Allora, Vitigno Italia quest'anno giunge alla 13ª edizione e sicuramente è una manifestazione che al sud è diventata un punto di riferimento sia per le aziende che per gli operatori. Quindi ci aspettiamo sicuramente un coinvolgimento di pubblico, di operatori, di stampa specializzata, e abbiamo già circa una trentina di buyers internazionali che si sono accreditati per gli incontri con le aziende. Quindi dopo 13 anni possiamo soltanto aspettarci una consacrazione, ecco, a livello nazionale, di una manifestazione che negli anni è cresciuta per pubblico, per operatori e per aziende che si iscrivono per fare contatti con i buyers. E la notizia ha fatto il giro del mondo, tant'è che tra i continenti che oramai si affacciano a Vitigno Italia, quest'anno brilla tra gli altri anche il continente africano. Sì, abbiamo una collaborazione con ICE, con l'ufficio di Italian Trade Agency di Roma, che sicuramente ci consiglia e ci fa affacciare mercati emergenti. Esatto. Come quello africano, che possono attraverso il vino italiano trovare dei canali di commercializzazione che magari a noi sono ancora sconosciuti. Tra chi vi supporta naturalmente non manchiamo di menzionare, oltre il Ministero delle Politiche Agricole, anche quello delle attività produttive. Quanto è importante che l'attenzione sia sempre alta su iniziative come queste che guardano al Sud Italia per far sì che nel resto del mondo se ne parli? Sicuramente conta tanto sia perché una manifestazione del genere crea un indotto locale importante. Calcoliamo soltanto di camere di albergo, di operatori. Esatto. Ma poi queste aziende che riescono ad avere appunto dei contatti con questi buyers esteri riescono a fare contrattazioni, e ricordiamo che l'export vitivinicolo italiano è stato trainante anche in anni di crisi, quindi sicuramente il contributo attività produttiva è sempre fondamentale in manifestazioni del genere. Chiudiamo ricordando naturalmente il binomio per eccellenza, tanti appuntamenti anche con il cibo, splendido e perfetto abbinamento con il mondo del vino. Assolutamente sì, il food, le eccellenze gastronomiche italiane devono accompagnare il vino e viceversa. È un binomio oramai che funziona sia a livello commerciale sia a livello di show cooking. Quindi la campagna poi insomma ne produce tante eccellenze gastronomiche, quindi a Vitigno Italia, oltre a tanti vini di tutto lo stivale, ricordiamoci che a Vitigno Italia ci sono aziende dalla Val d'Aosta alla Sicilia, ci sono poi abbinamenti gastronomici con le eccellenze campane del food. Davvero la lascio andare perché ha inizio la conferenza stampa di presentazione, ricordiamo solo le date e il luogo. Allora, 21, 22 e 23 maggio, luogo Castel dell'Ovo, Napoli.